bravo, stavo leggendo questo libro. È un bel libro, sa? E parla di lei. Brutti come il debito è il modo per cercare di generare consapevolezza economica e finanziaria, usando il gioco, usando l'intelligenza, non tanto quella nostra, quanto quella di chi ci ascolta, e cerchiamo di aprire insieme un mondo fatto di segreti, di trappole, di inghippi, dei quali è bene imparare a difendersi. Brutti come il debito nasce da due esperienze molto diverse. Massimo Melpignano è un avvocato di diritto bancario e finanziario. Io mi occupo di educazione finanziaria da una prospettiva indipendente, ovvero tento di capire con ogni persona come usa il denaro, perché lo usa proprio in quel modo e come potrebbe usarlo per stare meglio. Allora, caro signor Caianelli, Caielli, sento un po', prima il piacere. Mi dica un po', la signora, come sta la signora? Bene, bene, bene. Sua figlia? Bene, bene, bene. Ah, è un maschio. Ah, sono due. Passa il tempo, io mi ricordo quando venivate ancora in banca, la signora che aspettava, Ah, li avete adottati. Io sono un avvocato, faccio l'avvocato, mi sento un avvocato e non c'è scoperta più brutta per un uomo di legge quello di scoprire la illegalità delle leggi. In Italia siamo pieni di leggi che sono illegali, non di leggi che non sono rispettate, di leggi che non rispettano ad esempio la Costituzione, vere e proprie trappole che trascinano nel baratro della disperazione intere famiglie. E così parliamo ad esempio di come leggere un volantino pubblicitario e di come capire quanto costa il denaro che prendiamo a prestito per comprare un elettrodomestico, per comprare un bene che ci serve. Il TAN, tasso annuo nominale, che cos'è? Facciamo un esempio per capire. 100 euro presi a prestito, 10 euro di interessi pagati, 10 rispetto a 100 sono il 10%. Quindi il tasso annuo, se pagato in un anno, è il 10%. Non è facile così. Tasso easy. Sarà il contrario del castoro hard? Sarà un animale di bosco di facili costumi? Perché non lo capisco. Un altro modo un po' simpatico di ragionare sull'attualità finanziaria che ci riguarda è visualizzare lo spread, un piccolo pupazzo che portiamo in giro per il palco in mezzo alla gente, ma che aiuta a capire come a volte subiamo dei termini senza conoscere realmente quali sono i motivi per cui dobbiamo essere informati su di questi. Non ce lo dicono. È un po' di tempo, no? Che me lo sento, che lo spread mi accompagna. Lo sento come una presenza importante, un po' inquietante, avvocato. E io, guardi, è importante. Noi a casa facciamo da mangiare allo spread. Sicuramente portiamo più via io e Antonio Caielli da queste serate. Il dibattito, il dialogo con le persone che segue la conferenza spettacolo ci arricchisce di temi, di contenuti e di spunti che poi usiamo nelle repliche successive. Quello che cerchiamo di dare noi è consapevolezza, è quello che Antonio cerca di fare con i suoi percorsi, è quello che io cerco di fare con i miei e che ho cercato di fare con Sdebitiamoci, il libro che ho pubblicato recentemente. Generare consapevolezza economica e finanziaria. Questa è la battaglia che cerchiamo di portare avanti con Brutti come il debito.